La tragó, si o caimán, menea la colita, si o caimán, como una señorita, si o caimán, menea la colota, si o caimán, como una señorota, si o caimán. Puso el caimán su bandera, si o caimán, y la mía me la quitó, si o caimán. Yo le dije, si o caimán, si o caimán. Eso no lo aguanto yo. Si o caimán, menea la colita. Si o caimán, como una señorita. Si o caimán, menea la colota. Si o caimán, como una señorota. Si o caimán hablaba inglés, si o caimán, y andaba por todo el mundo, si o caimán, y a cada sitio que iba, si o caimán, metía su colmillo inmundo, si o caimán, menea la colita, si o caimán, como una señorita, si o caimán, menea la colota, si o caimán, como una señorota, si o caimán. Hoy con su cola cortada, si o caimán, anda loco el tío caimán, si o caimán, le dieron palos en Cuba, si o caimán, y le dan palo en Vietnam, si o caimán, menea la colita, si o caimán, como una señorita, si o caimán, menea la colota, si o caimán, como una señorota, si o caimán. Y yo como soy chileno, a mí no me engaña Naiden, le daré palo al caimán, a su padre y a su madre, si o caimán, menea la colita, si o caimán, como una señorita, si o caimán, menea la colota, si o caimán, como una señorota, si o caimán. Noi lottiamo in America Latina pure per riscattare, riscoprire, sviluppare tutta una cultura che viene considerata durante secoli come una cultura di sottoterra, diciamo una sottocultura, che è quella cultura popolare, la sua musica, le sue espressioni, per opporci a quelli che tentano di opprimerci nel senso anche culturale. Il charango si può dire che è un strumento meticcio, perché senz'altro è un'influenza europea tramite gli spagnoli, ma di costruzione indigena, è fatto con la guscia di un armadillo molto particolare, il suo suono anche. E questo pezzo si chiama Studio per Charango.
facciamo un brindisi. Fai brindisi agli amici cilei che hanno venuti dall'America a visitarci a Foglianese. Questa famiglia patriarcale di Foglianese ha realizzato uno degli stupendi carri che abbiamo visto sfilare in processione ed ha invitato a pranzo i cileni, che adesso ricambiano cantando canzoni contadine. Mai come in questa occasione due culture così geograficamente distanti ci sono apparse tanto vicine. Canteremo una canzone? Una canzone dalle nostre parti? Sì, che... tutti insieme. È una canzone che ha da vedere anche con una festa così come la vostra. Va bene. È una canzone folcloristica. Folcloristica, sì, che parla di un altro patrono di San Benito, che è il padrono dei negri nell'America Latina, in tutta l'America Latina. Va bene. Allora questa canzone ha il ritmo dei negri, va bene, la melodia va proprio va bene, di quelle parti. Bene accettata. Di quelle parti. Bene allora, accettata. La canzone si chiama così, la festa di San Benito. La festa di San Benito, va bene. Silenzio. Sì. De tumbiquis bailando con la saya de tumbiquis bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando? Negra samba, coge tu mante siempre adelante. Negra samba, coge tu mante siempre adelante. Quest'altra canzone è una canzone che parla, siccome non in tutti i posti lì in America si può fare il vino perché non c'è l'uva da qualche parte, si fa anche una bevanda col mais, col grano turco, e questo si chiama la ciccia, la bevanda, no? Non è la ciccia dei ciccioni, sì. E si beve così anche nelle feste, è una bevanda molto popolare dalle parti nostre.
Questa canzone si chiama La signora cicera, la signora che fa la ciccia, le dice: signora cicera, mi vende un po' di ciccia, se non ce l'ha, di qualsiasi altra cosa. Va bene. Patria de los confines, semilla pan y cobre, las de tu tierra virgen, hijos libertadores, voz indomable de Araucanía, lanza al altar un grito en cada amanecer, naciste combativa contra los opresores. Defendida bandera de todos los rincones, desde los Andes la llama.
avanza. A la nueva unidad nos lleva. Chile, por ti juramos, no habrá noche que nos detenga. La patria llama. Las salitreras a transformar la vida, a organizar las fuerzas. Grito de alerta, Luis Recabarren, la tierra soberana debemos conquistar. A la aurora extendida marchan los oprimidos, fue el trabajo de todos. El fruto compartidos, Allende hermano, cantan los pueblos, tu palabra levanto, tu ejemplo vivirá. Es tu historia que avanza, a la nueva unidad nos lleva. Chile, por ti juramos, no habrá noche que nos detenga. La patria llama. L'Alto Sannio, la valle del Forture, ai confini con la Puglia, una zona tra le più depresse dell'entroterra campano. Qui, a San Bartolomeo in Galdo, nella povera sede della Camera del Lavoro, si conservano alcune fotografie ingiallite. Sono gli unici documenti della Marcia della Fame, un episodio che risale a 20 anni fa. La Domenica delle Palme del 1957, alcune centinaia di braccianti poverissimi si misero in marcia. Volevano andare a Roma a piedi, a gridare la loro fame sotto le finestre del Parlamento. Ma fatti pochi chilometri, la polizia li bloccò e li caricò pesantemente. La marcia fallì, vi fu un riflusso delle lotte, l'emigrazione dette un colpo decisivo al movimento contadino e quell'episodio fu poco a poco dimenticato. Sono venuti gli Inti Illimani a resuscitarne il ricordo dopo 20 anni, realizzando in poche ore un murale ispirato alla Marcia della Fame, ripetendo in questo paese del mezzogiorno italiano un'esperienza già molte volte compiuta nei villaggi del Cile, quella di ascoltare dal racconto dei protagonisti le storie delle lotte locali e di riassumerne pittoricamente i significati su un grande muro. Qui a San Bartolomeo, gli Inti Illimani sono stati raggiunti da un compagno di esilio, specializzato nel disegnare il tracciato di base dei murales. È a lui che i pochi protagonisti ancora reperibili hanno descritto l'episodio. Tutto un mentre mi gira di sotto e vedo il commissario. E ci voglio attenzione per un commissario. Quando quindi si caccia la fascia, no? E dice per l'uomo del popolo italiano caricato. E come c'hai una carica? Invece trovavamo che c'avevano una carica e noi sui camion. Invece dicevano caricati che c'avevano sperare, appunto c'avevano di botte. Mica avevamo caricato che c'avevano una carica sui camion, sui mezzi, no? Invece era tutto al contrario, dice quello che. E paura giovane non compagno.
E fratello, di questo hanno tante botte, che più botte di questo mi potevano dare. Osserviamo le reazioni della gente. Da una generica curiosità iniziale si è passati poco a poco a un'attenzione un po' inquieta. Questa storia dolorosa ed emblematica, riemersa all'improvviso dal profondo di un ventennale oblio, ha finito col turbare un po' tutti, soprattutto i più giovani, che probabilmente non ne avevano mai sentito parlare. Perché l'episodio di cui si sta parlando su quel muro non è nient'altro che una proposizione di problematica, la propria storia, di un'appropriazione della propria storia, del proprio modo di essere. Che non è facile, perché non so voi quanti anni avete. Tu quanti anni hai? Quanti anni hai, scusami? Permettimi di darti del tu. Beh, allora 20 anni fa, quando quegli episodi si verificavano, tu non eri ancora nato. Ma quell'episodio là, secondo me, non ha bisogno di essere scoperto in quel modo là. Perché quell'episodio là? Sì. Non c'è bisogno. Perché non c'è bisogno? Perché non c'è bisogno? E perché chi è che l'ha scoperto finora? C'è qualcun altro? Perché tutti quanti. È proprio la classe dominante tradizionale. Vabbè, non incominciare c'è la classe dominante. No, andiamo a finire dove vuoi. Di questi episodi. Era al corrente, lo conoscevi per lo meno. Esattamente. Che opinione ne avevi? L'ho conosciuto in modo più spontaneo, parlando con quelli che l'hanno fatto, con quelli che l'hanno vissuto. E secondo me quel fatto là, quell'episodio là, non aveva bisogno di essere riscoperto. Perché? 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 Ma tutti i commenti da tutti quanti sono a conoscenza. Vediamo un poco perché. Io sono convinto di un fatto. Sono convinto di un fatto che facendo in questo modo non è che si riscopre. Le persone che stanno qua già lo sanno. Lo sanno bene. Quali persone? Non perché odiamo qualche cosa così. No, parliamo, diamoci del tu, visto che. Per la trasmissione anch'io. Ti do del tu, non mettiamoci in difficoltà, insomma, reciprocamente. No, diamoci del tu. Perché mettere in difficoltà? No, ascoltami un minuto, no. Sì. Tu che valore hai dato finora a questo episodio che magari dici di conoscere, no? Per esempio, sei consapevole che questo è il momento più alto della storia di questa popolazione? Non lo so, me lo sta dicendo lei. Io dico... Vi ringrazio perché lei mi sta mettendo al corrente quell'episodio più alto. Siccome io ho partecipato a questa... A questo momento ritengo che nella storia di San Bartolomeo in Gallo non ci sia momento più alto, e sul terreno politico, e sul terreno sociale, e sul terreno culturale. Abbiamo finito, adesso vediamo cosa è successo con questo murale. Abbiamo rappresentato qua la campagna con il grano, con le olive e poi il vostro paese. E un giorno in questo paese di mattina, quando il sole spunta, c'è il contadino che si alza e inizia questa marcia della fame, come l'avete chiamato. E qua inizia questa marcia attraverso i boschi, attraverso la pioggia. Vanno avanti, con tutte le difficoltà che mi avete raccontato. Poi a un certo momento siete fermati dalla polizia. A questo punto è finita la marcia, però non è finito il vostro movimento, che era per le vostre rivendicazioni, no? Allora a questo punto c'è questa grande faccia che vediamo là, che dice no, no alla repressione, no alla repressione a livello mondiale. Nell'altra parte della faccia c'è un pugno che dice avanti fino alla vittoria totale, finale, che sarebbe interpretata dalla Stella Rossa. E questa sarebbe la nostra interpretazione. Sarebbe bene che il paese si preoccupasse di proteggere in qualche modo questo dipinto. Abbiamo pensato mettendo della pittura impermeabile, e così si protegge con la pioggia, quindi abbiamo già fatto una raccolta di fondi e... Perché ci teniamo a farlo rimanere intatto, che è un bel lavoro, anzi complimenti.
E per noi anziani è un ricordo che già noi abbiamo fatto questa marcia da fame, e per noi anziani siamo rimasti soddisfatti a vedere questa improvvisata. Ecco, per noi è una gioia. Thank you.